Allora, comunque mi presento, io sono Antonio Giarrusso, sono il director e mobile software engineer di Mobixi Limited. Vi spiego quindi cosa abbiamo fatto con UserBot e di cosa si occupa Mobixi. Mobixi è un'azienda con sede a Londra e si occupa principalmente di progettare e sviluppare prodotti e servizi digitali nel campo del mobile learning. Noi ci occupiamo soprattutto di quindi app educative e quella di cui andiamo più fieri è iMatematica. iMatematica è praticamente l'app leader nel settore education su smartphone ed è un formulario interattivo 2.0 studiato per essere eseguito in mobilità. L'app ad oggi conta 4 milioni di download e usata da centinaia di scuole internazionali, ma questo elevato numero di utenti ci ha portato diversi problemi. Riceviamo infatti un gran numero di mail di supporto e data la scarsità di personale non riusciamo a rispondere in tempi brevi a tutti gli utenti, generando delle esperienze negative. Alcuni quindi eliminano l'app o peggio lasciano un feedback negativo su App Store. Ci siamo accorti che questo però non capita solo a noi, sta accadendo praticamente ovunque. Ogni giorno vengono spesi milioni di euro nel customer service, spesso semplicemente per rispondere alle stesse domande migliaia di volte. In altre parole, parlare con i clienti è molto costoso. Nel nostro caso quindi abbiamo provato diverse soluzioni, ma nessuna ha realmente risolto il nostro problema, che è la necessità per l'utente di ricevere supporto in tempi brevissimi e per noi di aumentare la nostra reputazione. Per questo motivo abbiamo deciso di creare la nostra soluzione di customer service, una soluzione che usa il riconoscimento del linguaggio naturale e l'intelligenza artificiale per automatizzare le conversazioni tra il brand e i consumatori, appunto UserBot. UserBot in pratica permette alle aziende di creare un bot in maniera semplice e immediata, questo permette di diminuire i tempi di supporto e riduce i costi relativi al servizio clienti. Quindi vediamo come funziona il servizio. Tranquilli, perché era voluto. Praticamente abbiamo creato un bot che risolve i problemi tecnici di PowerPoint. Quindi vediamo se riesce a aiutarlo. Quindi utilizziamo Messenger e dico che ok, non sono ITK, sono al chatbot Meetup. Durante la presentazione è comparso un errore. Il bot, notate che mi ha salutato con ciao Antonio, questi memorizza informazioni essenziali per mantenere l'illusione di stare discorrendo con un essere umano. Quello che facciamo infatti con UserBot è che l'utente non sa mai che sta parlando con un bot. In questo caso in realtà vedete che i messaggi arrivano immediatamente, ma ci mettono un po' di tempo. Io vi dico che non ricordo bene il codice d'errore, è comparso mentre mandavo avanti le slide. Il bot adesso controlla il database delle risposte tecniche e dà la risposta con più alta probabilità di successo. Può essere addestrato per inviare diversi tipi di messaggi multimediali come immagini, video, link, eccetera. In questo caso ha inviato un'immagine. Io dico già, era proprio questo. Ora notate che non ho risposto sì o no. Anzi, ho anche aggiunto una abbreviazione da chat, questo senza le vocali. Il bot comunque ha perfettamente identificato il problema e l'ha risolto. Quindi lo ringrazio e metto un emoji. Adesso entra in gioco il nostro algoritmo di sentiment analysis, perché l'intelligenza artificiale riconosce lo stato d'animo positivo dell'utente in base alle parole chiave e l'emoticon e ne approfitta per propormi di lasciare un feedback positivo. Che succede invece nel caso in cui non sappia rispondere a una domanda? Io gli dico che ho cambiato font come mi aveva consigliato, ma è comparso di nuovo l'errore. Ok, quindi cosa succede? Il bot non sa rispondere alla domanda, invia una notifica al team di supporto che interviene immediatamente per fornire la risposta. L'intelligenza artificiale, nel frattempo, ha imparato automaticamente la risposta data dall'agente umano, quindi la prossima volta risponderà correttamente senza disturbare il team. Quali sono i vantaggi di UserBot, ma alla fine i vantaggi di qualsiasi bot? È che c'è la disponibilità di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le risposte sono immediate, permette di diminuire i costi dato che il personale umano praticamente è solo di supporto al bot. Tutto ciò ovviamente permette di migliorare la reputazione dei brand.
Il servizio nel nostro caso è anche omnichannel, quindi sarà disponibile sia per siti che per app social che integrano i principali software di customer service come Salesforce, Zendesk e altri. Nel nostro caso inoltre non c'è bisogno di scrivere neanche una riga di codice, perché io sono stato addestrato con un'interfaccia grafica, quindi può essere addestrato anche da persone non tecniche. Arriviamo però a quello che probabilmente mi interessa di più. Qual è la tecnologia dietro Userbot? Nel nostro caso abbiamo sviluppato il nostro servizio basandoci sulla migliore intelligenza attualmente esistente al mondo. Secondo voi qual è? Vediamo se... Non sento nessuno, quindi vado avanti. Io sento gli umani. Bravissimi. Infatti è proprio l'intelligenza umana. Abbiamo strutturato Userbot in maniera simile a un cervello umano. Ha due emisferi, l'emisfero sinistro che nell'essere umano rappresenta la sezione più razionale, e il Userbot è supervisionato da un sistema esperto che attraverso un algoritmo deterministico si occupa di rispondere alle domande tecniche, che è praticamente quelle su cui l'azienda deve essere il bot. Poi c'è l'emisfero destro che nell'essere umano rappresenta la parte più emotiva, il Userbot è supervisionato da un sistema conversazionale che attraverso delle reti neurali bayesiane ad apprendimento supervisionato si occupa di rispondere a frasi generiche di cultura generale, che in realtà questa parte viene addestrata da noi, e analizza anche i sentimenti degli utenti. Come funziona? Dopo aver inviato il messaggio viene effettuato un veloce input check per correggere gli eventuali errori di abbreviazione e errori di battitura. Il tutto viene passato a un sistema di post-tagging per l'analisi semantica e dopodiché la nostra intelligenza artificiale filtra il messaggio e lo assegna al sistema conversazionale corretto in base alla domanda se è di natura tecnica o generica. Infine poi c'è la parte di sentiment analysis che dà un punteggio al messaggio che può essere negativo, neutro o positivo in base allo stato d'animo dell'utente. Quali sono i risultati che abbiamo ottenuto all'interno di matematica? Perché noi abbiamo implementato questo bot all'interno della nostra app e abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza interessanti. Dopo 4 mesi di addestramento, il 96% delle domande sono state risolte in autonomia dal bot, aumentando di 8 volte la nostra capacità di supporto tecnico. In pratica, nello stesso momento, il bot stava conversando con 8 persone diverse, cosa che per noi non era possibile. Inizialmente abbiamo dovuto ovviamente insegnare al bot tutte le risposte alle possibili domande degli utenti, però una volta fatto ciò, i costi per le interazioni con gli utenti sono diminuiti velocemente fino a circa l'80%, mentre la soddisfazione e la fidelizzazione degli utenti è aumentata. Questo è adesso un grosso modo Userbot. Paolo, mi sembra che mi aveva detto che c'erano anche 10 minuti di domande, quindi grazie all'attenzione, apro le domande. Domande? Supporto per Slack? Sì. Era questa la domanda? Sì. Sì, sì, c'è anche il supporto per Slack. Cioè adesso non è ancora disponibile, però è nel nostro roadmap, quindi sì, ci sarà. Avete utilizzato sistemi terzi per il riconoscimento del linguaggio naturale? Ok, magari Paolo ti riesce a ripetere la mia domanda perché sento molto... Avete utilizzato sistemi terzi per il riconoscimento del linguaggio naturale? Sì, noi abbiamo sviluppato in realtà il nostro algoritmo per il riconoscimento del linguaggio naturale, ma non era molto affidabile. Abbiamo visto poi che Google ha rilasciato la sua piattaforma. Vediamo se mi ricordo come si chiama, Google, ok, non ricordo come si chiama, comunque di Google, ha un'affidabilità del 99.9%, quindi siamo passati al loro sistema di open source, è quello che viene utilizzato anche nel suo assistant su Google, quindi stiamo utilizzando quello e è ottimo. È l'unica parte open source che abbiamo utilizzato in pratica. Parliamo di vile denaro, quanto costa per le aziende?
Allora, noi abbiamo ipotizzato un pricing che puoi vedere sul nostro sito. Adesso ci do un'occhiata così te lo dico in tempo reale. Però è un pricing ipotizzato perché adesso stiamo facendo una beta chiusa, quindi dopo il periodo di beta li andremo un po' a modificare. Per adesso c'è scritto che si parte a 19 euro al mese per 2000 richieste al mese. 2000 richieste sono i messaggi scambiati e un solo agente umano, e si arriva a 399 euro al mese per 150.000 richieste al mese e 4 agenti umani, ma probabilmente saranno tutti rivisti dopo il periodo di beta. È SyntaxNet? Esatto, sì, sì. Ok, grazie. Come funziona l'addestramento? Semplicemente per esempio, ovvero quando un umano risponde invece del bot, o ci sono altre metodologie di authoring o tool? Allora, okay. Per la fase di addestramento del bot ci sono due possibilità. Allora, o in pratica abbiamo sviluppato tutta una dashboard da cui l'azienda accedono, e semplicemente si mette la domanda, si mette la risposta a quella domanda, l'intelligenza artificiale automaticamente si preoccupa di vedere tutte le possibili variazioni della stessa domanda e le salva all'interno di un database. Poi c'è la parte di auto-addestramento, cioè quando il bot fa una conversazione e non sa rispondere a una domanda, invita un umano nel team. Lì invece, quindi quando invia la notifica, segna che quella risposta nel database non è stata risposta in maniera corretta e l'azienda può mettere una risposta a quella domanda, tutto in maniera visuale. C'è un modo di verificare la prima configurazione, quindi prima di andare live direttamente col cliente finale, insomma di verificare i principali percorsi di configurazione se risponde sensatamente il bot o meno? Attualmente non abbiamo ancora provato una situazione del genere, perché siamo in beta chiusa, quindi quello che facciamo adesso è addestrare manualmente il bot e poi nel momento in cui si risponde alla domanda lo addestriamo man mano. Abbiamo intenzione di implementare un sistema in cui prendiamo delle fatture esistenti e vengono inserite all'interno dell'intelligenza artificiale, estraiamo già quindi tutte le possibili domande, le possibili risposte, però poi nel momento in cui va testato con un essere umano, purtroppo la stupidità umana non è non si può riprodurre e quindi va sempre testato poi realmente con gli utenti reali. Ancora una domanda? Due, ok. Prima qua? I dati che vengono raccolti dalle conversazioni vengono salvati su dei vostri server o una soluzione in cloud o possono essere esportati su server proprietari dell'azienda? Entrambe le cose. Al momento è un servizio as a service e quindi è sui nostri server, però offriamo anche la possibilità di mettere tutto on-premise. L'altra domanda? Domande e risposte. Possono avere anche parametri dinamici? Devono essere descritte prima? Al momento sono statiche, però una versione successiva saranno dinamiche. Quindi si potranno mettere dei parametri sia in input che in output, attraverso anche delle API in realtà. Non ci sono altre domande? Ringraziamo Antonio. A voi, buona serata e godetevi soprattutto l'aperitivo, che è la cosa che non mi piace da tutti. Quando passi la prossima volta ci verrai a trovarci. Va bene, grazie. Ciao.